Il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato l'ospite d'eccezione nel doppio appuntamento di ieri pomeriggio al Grand Hotel Adriatico di Monte Silvano. Prima il premio tutela del talento atletico, consegnato a 16 promesse sportive dell'intera regione Abruzzo. Quindi la festa dello sport del CONI di Pescara, con riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti del territorio provinciale delle varie federazioni. Presenti anche atleti che hanno fatto e fanno grande l'Abruzzo, olimpionici come Amedeo Pomiglio, Fabrizio D'Ottavio, Paolo Nicolai, Giovanni De Benedictis, Antonio Tartaglia, o che potranno portare in alto il nome dell'Abruzzo in futuro, come l'astronascente Valentina Procaccini, sportivi di assoluto livello, come riconosce lo stesso Malagò. C'è una lunga storia di successo di donne e di uomini, di tecnici, di società, di associazioni, di dirigenti, di volontari. Qui c'è qualcosa di cui siamo orgogliosi, veniamo tutti gli anni per ricordare e celebrare le cose importanti che sono state fatte. Un doppio appuntamento che deve essere anche un segnale di rinascita per tanti giovani sportivi che hanno patito anche loro gli anni della pandemia. Due anni di pandemia e poi tutte le problematiche susseguenti, adesso i nuovi temi che riguardano argomenti, non so neanche se dire, ancora più complicati o comunque sicuramente molto negativi sull'organizzazione del sistema mondiale, ma anche a cascata ovviamente locale, e possono determinare nei confronti soprattutto delle nuove generazioni dei problemi. Noi non possiamo assolutamente permetterci, lo Stato, per evidenti motivi, soprattutto di carattere sociale, carattere fisico, di carattere sanitario, e noi per livello sportivo in assoluto sulle prospettive di crescita. Malagò ribadisce anche il contributo fondamentale della scuola nell'avviamento allo sport. È proprio su questo dove serve lavorare al meglio insieme allo Stato. Mi sembra che c'è la disponibilità piena del governo di portarlo avanti.